Oggi insieme a Nicola Fratoianni abbiamo preso un'iniziativa importante, abbiamo scritto ai leader dell'opposizione per dire incontriamoci, affrontiamo una grande questione, quella della libertà di informazione attraverso la quale si misura la qualità della democrazia nel nostro paese. Pensiamo ad esempio alle lite temerari, molti giornalisti, la stragrande maggioranza precari, ricevono richieste di risarcimento milionarie per fermare le loro inchieste, la loro attività giornalistica. Questo è inaccettabile, addirittura la richiesta di rendere pubbliche le fonti attraverso le quali si fa informazione. Poi c'è l'esigenza di garantire più libertà e fermare lo strapotere della politica che vuole condizionare l'attività giornalistica nel nostro paese, la riforma della RAI. Ecco, quindi ai leader dell'opposizione, dalla Schlein arrivando a Calenda, diciamo incontriamoci e assumiamo un'iniziativa politica collettiva. Abbiamo presentato una mozione parlamentare per provare ad affrontare complessivamente quella che a noi pare una gigantesca emergenza per la qualità della democrazia italiana. È un'emergenza che ha a che fare con il giornalismo, col lavoro dei giornalisti e delle giornaliste, col sistema radiotelevisivo dell'informazione pubblica, più complessivamente col tema della libertà di stampa. E per affrontarlo a livello necessario occorre una proposta complessiva, una serie di proposte su cui abbiamo chiesto a tutte le altre forze di opposizione un confronto. Ci si sieda a un tavolo per costruire una piattaforma in grado di affrontare questa gigantesca questione. Come si diceva prima, questa è una professione ormai diventata costosa, pericolosa e poco pagata, e quindi questo sicuramente non fa bene all'informazione. Oltre alle querele bavaglio, oggi ci sono le diffide preventive. Se a questo aggiungiamo anche l'atteggiamento della politica nei confronti dei giornalisti, che ormai siamo allo sberleffo, no? Continuo, quotidiano, è chiaro che è una campagna di delegittimazione. La Federazione della Stampa è e sarà sempre al fianco di tutte le iniziative, tutte le mobilitazioni in difesa della libertà di stampa. In questo momento in Italia si stanno sommando comportamenti e provvedimenti contro l'articolo 21 della Costituzione. Ecco perché riteniamo che sia indispensabile aprire una discussione non su un singolo provvedimento, ma una grande vertenza in difesa dell'articolo 21 della Costituzione. E forse è arrivato anche il momento di una missione europea che venga a verificare quello che sta avvenendo in questo paese, perché l'Italia si sta allontanando sempre di più dagli standard europei di diritti e libertà. Noi come Rete No Bavaglio abbiamo lanciato in questi giorni una petizione, un appello al Parlamento perché non approvi l'emendamento Costa e anche al Presidente della Repubblica che, qualora venisse approvato al Parlamento, non lo firmi. Purtroppo molto probabilmente questa cosa passerà, non ci illudiamo, però e pensiamo che di portare avanti lo stesso questa battaglia, inviando poi anche tutte le firme che stiamo raccogliendo su change.org al Parlamento europeo.